di modificare la realtà in quel modo lì. Questa è la questione che mi pongo io. No? Perché se appunto non si vuole indicare la sostanza del conflitto e vedere seriamente se è possibile risolverlo in modo politico-diplomatico, è evidente che ci sarà un'escalation propagandistico-ideologica che condurrà alla catastrofe, come è successo nel 14. Lei dice perché la storia anche nel 14 ci insegna. Non c'era un Hitler che voleva conquistare il mondo. Anche nel 14 sono stati una serie infinita di malintesi, per cui a un certo momento è scoppiata una guerra che nella sostanza nessuno voleva. La fermo perché nel frattempo il nostro ministro